Allora, eccoci qui. Io sono nel mio studio e questa è una carta dei tarocchi che mi ha fatto compagnia da forse 20 anni e più. Avevo uno studio in Italia che avevo affittato da altri e questo dipinto fatto da non so chi mi apparve sotto un mobile ed è diventato mio. E da lì mi ha seguito anche qui a Hong Kong. Non avevo nessun interesse, sì, magari, però non avevo nessuna idea che i tarocchi avrebbero fatto parte della mia vita. E questa carta, la papessa, che adesso si vede al contrario qui, è una carta di creatività, è la seconda, anzi la terza carta degli arcani maggiori. Allora, per introdurre i tarocchi, intanto va detto che i tarocchi non sono una cosa per cui ho la magia infusa e quindi vedo il futuro. Non credo molto a questo. Credo più che altro, come appunto diceva Jung, ci eravamo lasciati sulla sincronicità. È una sincronicità che avviene tra me, le carte e la persona a cui leggo le carte. Quindi è una sincronicità, è un parlarsi sotteso, dove le carte fanno da mezzo tra me e l'altra persona. Da dire come introduzione, prima di poi analizzare tutte le carte, degli arcani maggiori per il momento, i tarocchi sono una specie di storia, una storia che va dall'inizio, della carta zero, che è il matto. Alla fine, la 21esima carta, in realtà 22 perché lo zero, il mondo. Quindi racchiude tutto. È una storia, è come se fosse la storia della vita. È piena di, non contraddizioni, ma di alternanze tra il maschile, il femminile, tra il razionale, l'emotivo. Nel frattempo vedete il mio studio qui a Hong Kong. Razionale ed emotivo, e certo, soprattutto il maschile e il femminile. E anche un'altra cosa molto importante, il creativo come questo, emotivo, e il distruttivo, la rottura, la trasformazione. Perché non esiste nei tarocchi, a mio parere, un sentimento negativo. Quello che di più negativo c'è è la rottura e quindi trasformazione, passaggio. E questo trovo molto interessante perché è una lettura sempre positiva, perché va a finire poi nel passaggio da una situazione probabilmente di rottura, di cambiamento, verso sempre un'altra situazione, e questo per me è l'approccio che va fatto e va adottato comunque anche nelle situazioni più difficili. E una persona che ci segue, perché non segue solo me, ma segue tutti noi, aveva commentato una cosa che aveva personalmente perso la mamma, ed è una cosa, l'ha pubblicato anche pubblicamente, cioè tutti potete leggerlo, e ho citato Quasimodo, perché lei mi diceva che è stato un momento di sofferenza con questo benedetto Covid, quindi la colpa della perdita di questa persona del Covid. Quasimodo dice: ognuno è solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole, ed è subito sera. Il subito sera possiamo interpretarlo come vogliamo, perché poi alla fine si finisce, no? Ma siamo tutti soli e tutti però siamo trafitti da questo raggio di sole. La parola trafitto è forte, un po' come forse la torre, simbolo di distruzione, ma di ricostruzione, quindi trafitti da un raggio di sole. E da lì dobbiamo trovare spunto, a mio parere, della positività di tutto ciò che ci circonda e prendere sempre
la parte più, non bella, ma più costruttiva, che possa essere sia costruttiva reale nella vita reale, sia costruttiva nella parte emotiva. E che abbiamo poi una prova. Quindi vi lascio con questa immagine e ci vediamo alla prossima con il numero 0, il matto.